Ciao Addicted, torniamo da voi con una box che ci ha inviato World of Beauty Italia. E non so se conosciate questa azienda, si tratta di un'azienda nata negli anni 70, che è italiana, che è nata ed ha sede a Castro Caro Terme e che non si occupa solamente di prodotti cosmetici, puramente cosmetici, ma cosmoceutici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzano gli estratti vegetali nativi, quindi le cellule staminali, insieme all'aromaterapia, per avere degli effetti curativi sulla pelle. Quindi, se avete una pelle particolarmente problematica, di qualsiasi tipo, quindi non solo l'acne, rossori, macchie, iperpigmentazione in generale e così via, questa casa appunto cosmetica può aiutarvi a risolvere il problema. Qui abbiamo anche del materiale informativo che ci ha mandato l'azienda e di altri prodotti appunto che loro mettono in commercio. Ma concentriamoci adesso sulla box che ci hanno inviato, che è la cosiddetta box It's Detox Time. Questa box serve appunto per dare vita a una routine di bellezza settimanale con lo scopo di ossigenare, detossinare e dare vitalità a tutti i tipi di pelle. E quindi vuol dire che è una routine appunto con degli step da seguire per fare appunto stare meglio la pelle. Allora, vi faccio vedere prima in ordine sparso cosa ci hanno mandato e poi vi dico quali sono gli step da seguire che noi andremo poi a seguire e dei quali vi parleremo, vi documenteremo appunto l'iter. Allora abbiamo due Detox Pro Eyes Like Mask fase 1, come vedete. Poi abbiamo due altre Detox Pro Eyes Like Mask numero 2. Ora vediamo di cosa si tratta. Poi abbiamo questa qui, che riesco a farla vedere perfetto, è la Reviva Beauty Mask Detox Essential. Vedete? Per ordine, poi abbiamo queste qui che sono, vedete, sì, due VTE Detox, un siero, poi ancora abbiamo questo che è uno scrub, ve lo dico, non c'è scritto, però ora ve lo faccio anche vedere, e poi abbiamo quattro, intanto mettiamo questa da parte, abbiamo quattro di questi che vi faccio vedere, è una Jeunesse Recovery Facial Cream. Quindi questi sono i prodotti che servono per eseguire questa routine. Ecco qui. Ora, come devono essere utilizzati questi prodotti? Ve lo dico immediatamente. Allora, prima di tutto dovrebbe esserci anche un latte detergente specifico Cooper o un dermoliquido che serve appunto come prima fase in assoluto di questi steps. Ok? Il primo in realtà è appunto la detersione, quindi cosa consiste? Applicare il cosiddetto Cooper Cleansing Milk sulla pelle e eseguire dei movimenti circolari delicati dal centro del viso verso l'esterno. Come ben sapete, questa è una cosa molto importante. Poi, quindi questo è il momento della detersione. Se voi appunto seguite un iter di pulizia del viso o comunque una routine giornaliera di pulizia, sapete bene che la detersione è il primo step. Il secondo step invece è il rinnovamento in questo caso. Quindi sulla pelle bisogna applicare lo scrub, che è questo qui. Vi faccio vedere subito. Cos'è? Accidenti, l'hanno chiuso proprio bene. Guardate che meraviglia. Sembra oro liquido. Poi vi facciamo vedere comunque, vi parliamo più nello specifico di questi prodotti. Comunque questo è il secondo step. Quindi come una maschera deve essere applicato questo prodotto, lasciato agire 2 minuti, massaggiato delicatamente, in particolar modo sulle zone con i pori dilatati, con le rughe, oppure con la pelle più spessita. Io per esempio ho il problema dell'iperpigmentazione nella parte della fronte, quindi questo per me sarà uno step fondamentale. Lo metto per un attimo via.
Cos'altro c'è? Il terzo step, quello dell'ossigenazione, quindi arriva a questo punto il nostro soccorso, il siero. Il siero detox, del quale applicare qualche goccia su tutto il viso fino a quando appunto non si assorbe. Lo scopo di questo siero è quello di ossigenare la pelle, quindi, e di detossinarla. Andiamo avanti con il quarto step, quello appunto di detossinazione ultra. Quindi dobbiamo applicare la Reviva Beauty Mask, che se non vado errato è proprio questa, eccola qui. Vi faccio vedere un attimo, è logicamente sigillata, tanto dovrò aprirla per utilizzarla a breve, eccola qui. Dico anche, aspettate, ecco qui. Dico anche l'odore. Molto interessante, eccola qui. Questa qui appunto è il quarto step, come vi dicevo, va applicata sul viso, collo e anche il décolleté, quindi a seconda delle necessità, massaggiata e poi va appunto portato via l'eccesso di maschera in più, logicamente. Dopodiché bisogna applicare velocemente sulla pelle questi due elementi. Quindi, per meglio dire, la Detox Pro Mask 1, questa qui, e la Detox Pro Mask 2, tutti e due. Allora, applicare uno strato di quasi mezzo centimetro ed bisogna anche aiutarsi con una spatola cosmetica, creando così una maschera detox che va lasciata per ben 20 minuti e poi rimossa sollevando i bordi. Una volta che avrete sollevato i bordi, avrà sciacquata appunto la faccia, quindi gli eccessi vanno risciacquati. Infine, l'ultimo, va messa qualche goccia del siero nuovamente detox, che è questo qui, sul viso e sul collo fino al completo assorbimento, e poi finire il tutto con questa Juness Recovery Facial Cream, che appunto idrata, riequilibra e rinnova progressivamente la pelle. Il costo di questa box, se stai pensando di acquistarla, è di 120 euro, ma il prezzo appunto scende con gli sconti che l'azienda ci ha dato e dei quali poi vi parliamo successivamente. Allora, quindi ripetiamo: detersione, scrub, Reviva Beauty Mask, siero, Reviva Beauty Mask, un po' di rimozione, 1-2, lasciare in posa 20 minuti, risciacquare e infine il tocco finale, appunto questa Jeunesse Recovery Facial Cream. Allora, noi ringraziamo intanto e per adesso World of Beauty per averci mandato questa box. Vi facciamo vedere l'applicazione di questi prodotti, naturalmente il mio personale prima e dopo, e sono sicura che avrò ottimi risultati. Io ho il problema dell'iperpigmentazione e ho scelto proprio questa box per questo motivo. Vi ringrazio e ci vediamo presto con tutti gli step che andrò a seguire. Ciao e alla prossima!